Dadaismo. Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale ha annientato la fiducia nella ragione dell'uomo. Con l'eccezione dei futuristi, gli intellettuali europei rifiutano la guerra e molti di loro si rifugiano in Svizzera, paese neutrale. A Zurigo, nel 1916, nasce il movimento dadaista, che ha il proprio luogo di ritrovo nel Cabaret Voltaire. Qui si recitano poesie, si canta, si suona, si improvvisano monologhi e pièces teatrali. Il nome del locale fa riferimento al filosofo illuminista francese Voltaire, che aveva creduto nei valori della ragione, che in quegli anni di guerra appaiono sconfitti. I giovani dadaisti si oppongono alla civiltà occidentale in tutti i suoi aspetti, in quanto la giudicano responsabile di quella degenerazione e vogliono ricostruirla in modo del tutto diverso. Essi affermano che si può solo ripartire da zero e dunque bisogna demolire tutte le forme di espressione, partire dal linguaggio. Lo stesso nome del gruppo è stato trovato per caso, dunque è privo di significato. Anche se il termine dada è composto da due sillabe, quelle che il bambino pronuncia per indicare qualsiasi cosa, non possedendo ancora il linguaggio. L'arte dadaista è giocosa, ironica, creativa. Il suo scopo è quello di produrre un effetto di sorpresa, di disappunto o di rifiuto da parte dello spettatore. In questo modo, egli sarà portato a riflettere sul significato dell'arte nel mondo contemporaneo e sulle sue convenzioni, spesso vuote. Il dadaismo fu la più radicale delle avanguardie storiche. Si schierò contro la guerra e contro la cultura occidentale, ma anche contro le avanguardie artistiche che l'avevano preceduto, accusate di non aver saputo rompere del tutto i legami con l'arte del passato. Il nome stesso, Dada, non significa niente, è solo un suono. Formatosi contemporaneamente a Zurigo e a New York nel 1916, il dadaismo presto si diffuse in tutta Europa. La Svizzera era un paese neutrale e quindi, negli anni della guerra, vi si rifugiarono immigrati politici e intellettuali. Tra questi, un rumeno, il poeta Tristan Zara. Zara aprì il Cabaret Voltaire, destinato ad accogliere spettacoli vicini alla poetica del nuovo movimento Dada. Vi si recitavano poesie innovative, vi si suonava il jazz, si improvvisavano spettacoli teatrali. Il 5 febbraio del 1916 fu inaugurato il Cabaret Voltaire. E qui nacque Dada. I giovani artisti opponevano alle produzioni esistenti una loro anti-arte, in parte riutilizzando tecniche già sperimentate, come la performance, gli assemblaggi polimaterici, il fotomontaggio, la scultura di dimensione ambientale. Ritenevano che tutto dovesse ruotare intorno a un'idea centrale, quella del caso. Gli artisti non proponevano verità nuove, ma si impegnavano a dichiarare l'assurdità del presente. Gli assemblaggi polimaterici, realizzati anche con materiali di scarto, sono tipici del dadaismo. Il movimento fu caratterizzato dallo spirito di rivolta e di critica alle istituzioni. Esso contribuì a mutare definitivamente la concezione estetica e lo stesso ruolo dell'artista. Il dadaismo si esaurì nel 1923 per far posto al surrealismo. Kurt Hermann Eduard Karl Julius Schwitters nasce ad Hannover nel 1887. Studia arte, prima ad Hannover e poi a Dresda. Dopo aver servito nell'esercito come disegnatore, fa le sue prime esperienze cubiste ed espressioniste. Nel 1918 realizza i primi collage e nel 1919 conia la parola Merz, che adotterà per tutte le sue attività creative, dalla poesia al collage alle strutture. Frequenta il congresso del costruttivismo a Weimar nel 1922 e viene così in contatto con i principi del Destel che influenzano la sua opera. Intorno al 1923 inizia a costruire il primo Merzbau nel suo studio di Hannover. Nel 1937 il regime nazista bandisce l'opera di Schwitters come arte degenerata. L'artista si rifugia in Norvegia, poi in Gran Bretagna, dove viene imprigionato. Ottenuto il rilascio, risiede a Londra. Muore a Kendal, in Inghilterra, agli inizi del 1948. Kurt Schwitters, tedesco,
elabora la propria ricerca artistica sui principi della poetica espressionista e dadaista. Egli operò con tecniche non tradizionali, componendo assemblaggi con materiali di ogni tipo: biglietti del tram, bottoni, coperchi di barattoli di latta, mozziconi di sigarette e pezzi di legno, con pochi interventi pittorici. Definì ciascuna delle sue opere con il termine di Merz. Esso deriva dalla parola Commerzbank, una scritta trovata in un ritaglio di giornale e di cui l'artista utilizzò, in un collage, il solo frammento centrale. Anche la sua opera più significativa si chiamò Merzbau, cioè costruzione Merz. Schwitters si ispirò al collage cubista e alle idee del movimento Dada, con il suo atteggiamento irrazionale e assurdo in risposta alle atrocità della Prima Guerra Mondiale. I collage di Schwitters, realizzati dopo il 1922, esprimono la viva sensibilità dell'artista alla composizione pittorica. In questo collage Merz del 1925 c'è un equilibrio tra i frammenti centrali disordinati e le forme rettangolari dei lati. Henri Robert Marcel Duchamp nasce nei pressi di Blainville, in Francia, nel 1887. A Parigi frequenta i corsi di pittura all'Académie Julien. Le sue prime opere sono di stile post-impressionista. Espone per la prima volta nel 1909 al Salon des Indépendants e al Salon d'Automne di Parigi. Le idee innovative di Duchamp precorrono la nascita dello stesso movimento Dada. Dal 1913 si dedica a forme d'arte sperimentale e realizza i primi ready-made. Dopo un periodo di 9 mesi trascorsi a Buenos Aires, ritorna in Francia nell'estate del 1919 e si lega al gruppo Dada parigino. Dalla metà degli anni 30 collabora con i surrealisti e partecipa alle loro mostre. Si stabilisce in modo definitivo a New York nel 1942 e diviene cittadino statunitense nel 1955. Muore a Neuilly-sur-Seine, nei pressi di Parigi, nel 1968. Il ready-made è un oggetto non ideato, ma già pronto, ready. L'oggetto può essere modificato o assemblato con altri oggetti o con qualche loro pezzo. Duchamp presenta oggetti di uso comune, singolarmente o assemblati, come se fossero opere d'arte. Gli oggetti di uso comune, banali e privi di valore estetico, se isolati dal loro contesto e messi in mostra, assumono un aspetto nuovo e un valore inedito. Non è il piacere estetico a dettare la scelta di queste composizioni. Con il ready-made, Duchamp dichiara implicitamente che l'esecuzione tecnica dell'opera d'arte non ha più importanza, mentre diventa fondamentale il processo di ideazione. È sufficiente l'idea dell'artista per trasformare un oggetto banale in un oggetto d'arte. Basterà isolarlo, apporvi una firma ed esporlo in una galleria. Questi lavori, ovviamente dissacranti, sono spesso caratterizzati da una sorprendente carica giocosa e ironica che si manifesta anche nel titolo. Duchamp ha realizzato opere dissacratorie. Egli ha apposto su una riproduzione della Gioconda baffi e pizzetto e con un semplice gesto ha messo in discussione l'opera simbolo dell'arte occidentale. Aggiungendo dissacrazione alla dissacrazione, ha scritto subito sotto L-H-O-O-Q, che letti nella pronuncia francese e lo show-Q suonano come le bruce del deretano. Il ready-made, oggetto già pronto, è un'invenzione di Duchamp. Egli ha trasformato in opera d'arte oggetti comuni e banali, privandoli della loro originaria funzione ed esponendoli al pubblico. Ruota di bicicletta è il primo ready-made realizzato da Duchamp nel 1913 e replicato poi in più esemplari. L'assemblaggio di ruota e sgabello da cucina dà origine ad una curiosa combinazione, assolutamente inutilizzabile per qualsiasi scopo. Duchamp raccontava che l'originale era stato creato come una distrazione. Mi sono divertito a guardare proprio come mi piace guardare le fiamme che ballano in un camino.
Nudo che scende le scale numero 2 del 1912 si ispira alla tecnica della cronofotografia, assai apprezzata al tempo, in particolare a Figura umana che scende la scala di Muybridge, conservata al Victoria and Albert Museum di Londra. A livello pittorico vuole rappresentare, come i futuristi, l'idea di movimento, come bambina che corre sul balcone di Balla, pure del 1912. Emanuel Radinsky, conosciuto con lo pseudonimo di Man Ray, nasce a Filadelfia nel 1890. Si trasferisce con la famiglia a New York, dove frequenta la galleria del fotografo Alfred Stieglitz. In questo periodo si interessa alla fotografia, il mezzo espressivo per il quale diventerà noto. Stringe con Marcel Duchamp un rapporto di amicizia che durerà tutta la vita. Nel 1921 pubblica con Duchamp il numero unico del New York Dada e realizza i primi Rheographs. Nel 1925 partecipa con Hans Arp, Giorgio De Chirico, Marx Ernst, André Masson, Joan Miró e Pablo Picasso alla prima rassegna surrealista. Torna in America nel 1940, recandosi a Hollywood e successivamente a New York. Durante gli anni 70, malgrado sia malato di artrite, Man Ray continua a lavorare quotidianamente nel suo studio. Muore a Parigi nel 1976 a 86 anni. In Violon d'Angres del 1924, ispirandosi all'opera di Angres, Man Ray inserisce due F, chiavi di violino, sulla schiena della modella, facendola sembrare una viola. La sua importanza artistica è legata soprattutto alla fotografia. Per Man Ray, infatti, la fotografia si confronta con la pittura e ha pari dignità artistica. Egli scrisse: «Dipingo ciò che non può essere fotografato e fotografo ciò che non desidero dipingere». La produzione fotografica di Man Ray è esemplificata dalle radiografie, realizzate senza macchina fotografica. Si tratta di fotografie ottenute appoggiando oggetti sulla carta fotosensibile ed esponendoli alla luce per qualche secondo. L'amicizia con Duchamp portò Man Ray a realizzare alcuni oggetti di affezione, molto simili ai ready-made, intitolati con paradossali giochi di parole. Il metronomo di Man Ray allude al controllo da parte di un potere invisibile che priva il singolo di libertà. L'immagine dell'occhio applicata al cursore batterà un tempo scandito ed inquietante. Le opere simili ai ready-made di Duchamp vogliono essere soprattutto giochi visivi. In Man Ray, l'oggetto è snaturato rispetto alla sua funzione originaria e assume un altro inquietante significato. Man Ray modifica gli oggetti rendendoli inutilizzabili e dando loro nuovi significati. Il ferro da stiro, con i chiodi, è ovviamente inutilizzabile. Il fenomeno a cui ci si riferisce quando si parla di solarizzazione è in realtà, più propriamente, la pseudosolarizzazione o effetto Sabatier. Fu Armand Sabatier a descrivere questo effetto nel 1862 e a chiamarlo inversione di pseudosolarizzazione. Sfruttato come tecnica fotografica per la prima volta in modo sistematico da Man Ray, si ottiene in camera oscura attraverso l'esposizione alla luce della pellicola durante il bagno nel primo bagno di sviluppo. Georg Ehrenfried Gross nasce a Berlino nel 1893. Tra il 1909 e il 1911 studia all'Accademia di Dresda per diventare pittore di storia. A Dresda eseguì disegni per giornali e riviste satiriche utilizzando lo stile della caricatura. Nel 1913 soggiorna a Parigi, dove entra in contatto con le avanguardie del cubismo e del futurismo. In questi anni il suo stile subisce un processo di progressiva semplificazione delle forme. Nel 1914 si arruola nell'esercito tedesco, ma viene congedato per motivi di salute. Nel 1919 si unisce al Partito Comunista di Germania. Viene più volte denunciato e processato per incitamento all'odio di classe, oltraggio al pudore, vilipendio alla religione e ingiurie contro le forze armate. Nel 1933, considerato un artista degenerato, lascia la Germania per insegnare a New York e nel 1938 ottiene la cittadinanza USA.
nel 1958 torna a vivere in Germania. A Berlino, nel 1959, giunto a notte fonda davanti alla sua casa, ubriaco, apre la porta della cantina anziché quella d'ingresso e muore a seguito di una rovinosa caduta. Tra il 1917 ed il 1918 realizza Il funerale, dedicato ad Oscar Panizza. In questo quadro rappresenta l'allegoria dell'umanità impazzita, preda della corruzione e del male. Una visione grottesca, dissacrante e dai toni macabri, dove gli edifici che compaiono sembrano sul punto di crollare e travolgere la folla. Al centro della composizione la bara, dove è seduto uno scheletro bianco. Spicca la figura del prete che, con le braccia sollevate, tiene nella mano destra un crocifisso bianco con cui placa i tre esseri mostruosi e deformi davanti a lui, che rappresentano l'alcolismo, la sifilide e la peste. Helmut Herzfeld, vero nome dell'artista John Herzfeld, nasce a Berlino nel 1891. Nel 1895 la famiglia si trasferisce in Svizzera. All'età di 14 anni lascia la scuola e inizia a lavorare a Wiesbaden presso un libraio. Nel 1907 inizia la carriera artistica lavorando nello studio di un pittore. Frequenta la scuola delle arti applicate a Monaco di Baviera, specializzandosi nella realizzazione di poster. Nel 1913 si trasferisce a Berlino per studiare alla Arts and Craft. Nel 1915 viene arruolato nella fanteria, ma viene ben presto dimesso per motivi di salute. A Berlino, nel 1917, conosce Georg Gross, da lui considerato l'unico artista che conta. Nel 1920 collabora alla realizzazione della Fiera Internazionale Dada, alla quale lui stesso partecipa. Collabora con giornali e riviste, produce articoli e disegna inserzioni pubblicitarie. Inizia a lavorare per il settimanale propagandistico AIZ, acronimo di Arbeitet Illustrate Zeitung, giornale illustrato dei lavoratori. Nel 1933 è costretto dai nazisti a fuggire a Praga e nel 1938 trova rifugio a Londra. Nel 1950 torna nella Germania Est, dapprima a Lipsia, poi a Berlino. Muore a Berlino nel 1968 all'età di 76 anni. John Herzfeld è uno dei più importanti artisti europei. Lavora in un campo che lui stesso ha creato, quello del fotomontaggio. Attraverso questa nuova forma d'arte esercita una critica sociale. Fermamente dalla parte della classe operaia, smascherò le forze della Repubblica di Weimar che portavano alla guerra e una volta costretto all'esilio combatté contro Hitler. I lavori di questo grande artista, che per la maggior parte compaiono nella stampa dei lavoratori, sono riconosciuti da molti come dei classici.